La vittoria in Grecia di Syriza e la sua volontà di ridiscutere le regole di un'economia che strozza i popoli e sottomette le sovranità nazionali è seguita con molta attenzione dalle forze di sinistra italiane che si incontreranno a Roma il 14 febbraio con lo slogan «Dalla parte giusta» e che tentano di realizzare lo stesso percorso che ha condotto Tsipras a vincere le elezioni e che consentirà forse a Podemos di fare altrettanto in Spagna. Guarda, io ho grandi speranze perché mi sembra che i greci hanno aperto una porta straordinaria. Io quando ho sentito per la prima volta Varoufakis dire non trattiamo con la Troica perché sono un organismo illegale che nessuno ha eletto e hanno ridotto in miseria il nostro paese, mi sembra che lì finalmente qualcuno ha osato dire la verità, la sapevano tutti, però nessuno lo diceva. E queste manifestazioni che ci sono in Italia, ma in tutta l'Europa, in Grecia, sono importanti perché per la prima volta sono delle manifestazioni a sostegno di un governo, non contro. L'ultima, io ero qua con questo stesso cartello 3 anni fa e come umanisti eravamo gli unici a mantenere una solidarietà con i greci, però in quel momento la manifestazione dei greci era caricata dalla polizia, mentre adesso stanno sostenendo il governo. Quindi io credo che questa sia una speranza che non ci dobbiamo far scappare, ma che è molto grande. Vediamo come andranno le cose, ma il fatto che finalmente si sia detta la verità è già un grande passo. L'unico problema forse qua in Italia è che siamo un pochino indietro a differenza di altri paesi come in Spagna dove c'è il Podemos, poiché siamo un po' spezzettati. Tuttavia, parlo per giovane età, diciamo come giovani noi stiamo lavorando verso un'unità anche di sinistra e anche creazione di nuove idee. Renzi vuole inaugurare l'Expo 2015 il 1 maggio. L'attacco contro il 1 maggio, come d'altro canto l'attacco contro il 25 aprile, è perdurante e va avanti da anni. È un attacco alle date simbolo del mondo del lavoro e del movimento operaio. Ed è qualcosa di profondamente significativo da parte di un governo che ha fatto dell'aggressione frontale contro i diritti dei lavoratori, contro le organizzazioni dei lavoratori, il suo asse strategico nel costruire un'unità e una connessione sentimentale con la borghesia e con il padronato italiano. Io credo che i comunisti, che la sinistra, che tutti i democratici debbano riaffermare con forza la dignità e il valore del 1 maggio, anche proclamando lo sciopero laddove il 1 maggio non dovesse essere rispettato. In Grecia ha vinto Syriza, in Spagna hanno la speranza di Podemos, in Italia la ricostruzione di un soggetto a sinistra, secondo te a che punto è? Attualmente il gruppo Tsipras è impastoiato in una serie di riunioni, contro riunioni a livello nazionale, però non si vede ancora un futuro ravvicinato per realizzare un nuovo soggetto politico di sinistra unita. Spesso si dice alcuni devono fare 2 passi indietro per fare tutti assieme 1 passo in avanti. Io credo che quelli che devono fare i passi indietro sono tanti. Recentemente Vendola ha rilanciato con un lento Human Factor questa proposta, però ha anche detto che Human Factor era un momento di riflessione per ricreare una federazione della sinistra che c'era già. Secondo te qual è il limite di questi tentativi? Troppe chiacchiere, non c'è più tempo per riflessioni. Sono 30 anni che facciamo riflessioni, prendiamo bastonate sui denti e lasciamo il potere al peggio del peggio. Se non faremo presto un passo per una sola costituente che faccia anche in Italia la stessa cosa che hanno fatto i compagni greci e i compagni spagnoli, noi ci iscriveremo nell'infamia del narcisismo che blocca i processi per mettersi al servizio delle persone e in particolare delle classi sfruttate, dei poveri, dei disagiati, dei disoccupati. Non è più tollerabile che in Italia ci sia questa ridicola e vergognosa melina.